Ringraziamento a tutti coloro che in questi mesi si sono attivati per poter iniziare il percorso di risoluzione di un problema che, come sapete, ha interessato un intero quartiere, quello di via Peschiera. L'inizio è quello, cioè ricorderete i crolli e le vicende relative al sottosuolo che hanno interessato Piazza d'Armi e il quartiere di via Peschiera, che hanno poi comportato ovviamente problemi per la sicurezza, per la stabilità delle abitazioni e da ultimo persino per la facoltà di ingegneria, uno spazio della facoltà di ingegneria, se non ricordo quale dipartimento, è stato chiuso per precauzione. E per quanto riguarda sia la raccolta dei rifiuti, sia i bus del CTM, vennero dirottate le linee fondamentali, perché il passaggio di Piazza d'Armi collega un versante all'altro della città, e quindi sia il percorso dell'8 che il percorso del 5 dell'8 sono stati modificati per precauzione, perché non si avevano dati certi circa la possibilità di poter far transitare mezzi di quelle dimensioni sopra Piazza d'Armi, tant'è vero che era interdetto al traffico a tutti i mezzi pesanti, quindi sia quelli privati sia quelli che per privati, o meglio, in capo a privati esercitano servizi pubblici come la raccolta dei rifiuti, oppure come quelli della società di trasporti del CTM. In questi mesi, dicevo, si sono adoperati i tecnici della facoltà, l'assessorato competente per mettere un sistema di centraline per monitorare con attenzione i movimenti del sottosuolo. C'è un da quel che almeno ci dicono i sensori, un'assenza di azione che possa determinare ulteriori problematiche, nel senso che non ci sono stati smottamenti, non c'è stato nessun tipo di movimento del terreno. Poi in termini tecnici, dal punto di vista tecnico forse è meglio che intervengano i tecnici, e quindi abbiamo qualche sicurezza che si possa riprendere il transito in quelle zone. Chiudo dicendo qual è però l'aspetto più interessante. Ovviamente per i cittadini di quei quartieri tirare un sospiro di sollievo circa le preoccupazioni che hanno interessato tutto il quartiere, almeno per quanto riguarda Piazza d'Armi, sulla quale poi interverremo, ma sarà forse argomento di un'altra conferenza stampa quando inizieranno i lavori di riempimento delle cavità per avere maggiore sicurezza rispetto a quella che si ha oggi, anche se i dati ci confortano. Sicuramente, dicevo, per i cittadini residenti in quel quartiere, per quanto riguarda il passaggio dei mezzi pubblici e il passaggio dei mezzi per la raccolta dei rifiuti, un beneficio a coloro che usavano e usano abitualmente le linee che avevamo dovuto dirottare è una novità, una ipotesi sulla quale dobbiamo ancora ragionare con la Regione, o meglio chiedere l'autorizzazione sul quale progetto coinvolgeremo la Regione, oltre agli altri soci del CTM, è quello delle, come avevamo detto, delle circolari del quartiere, dei quartieri storici, perché i bus impegnati, non potendo far transitare il 5 e l'8 nella zona di Piazza d'Armi, i bus impegnati nel servizio di trasporto in Piazza d'Armi erano quelli piccoli che avevamo pensato di poter utilizzare per i quartieri storici, per servire i quartieri storici, ma non potevamo farlo perché ancora non era stato risolto il problema di Piazza d'Armi. Risolto il problema di Piazza d'Armi, sapete forse anche da altre iniziative, quelle come quelle della pedonalizzazione a Villanova, la promessa era metteremo dei servizi di trasporto per i quartieri storici, in particolar modo per i quartieri interessati da pedonalizzazione o ZTL. La risoluzione del problema di Piazza d'Armi libera i bus che possono essere utilizzati nella circolare dei quartieri storici. Poi il nome adesso. Quindi è stato un impegno, il sindaco
4 mesi fa ha fatto una direttiva per dare assoluta priorità alla risoluzione di questo problema, e ha già detto come siamo intervenuti, e questo ci ha permesso di fare un'ordinanza per cui sono stati alleggeriti i vincoli e eliminati completamente per il trasporto pubblico locale e per il servizio di nettezza urbana. C'è un comitato che è molto attento e sa bene quali saranno i benefici del quartiere. Poi i benefici sono soprattutto per tutta l'utenza del trasporto pubblico, e soprattutto gli studenti. Il rettore più volte ci ha sollecitato a risolvere questo problema perché erano veramente dei carri bestiame, dei mezzi piccoli carichi di studenti, e quindi questo problema è stato risolto. Gli studenti stessi, le associazioni e i rappresentanti ci hanno sollecitato a risolvere la problematica. Quindi Piazza d'Armi, non vorrei insistere oltre, se non poi dare la parola al dottor Castagna, che ci dirà esattamente i tempi e quali linee verranno ripristinate con i vecchi percorsi già da questa settimana. Quello che io invito a fare, chiedo a voi giornalisti, è veramente evidenziare la possibilità di arrivare al centro, in centro con i mezzi pubblici. L'uno attraversa come sempre via Paoli, via Sonnino, insomma sono tutte le vie che verranno interessate da queste aperture notturne, per i quali vi informo che abbiamo anche attivato delle navette da Pula e da Villa Simius, proprio perché il progetto Notti Colorate è un progetto di turismo, è un prodotto che noi stiamo offrendo integrato. In questo la parte della sostenibilità e della mobilità riveste un ruolo fondamentale. Sabato abbiamo avuto il primo assaggio con i saldi, eravamo insieme al sindaco e abbiamo visto come la città in largo fosse ingolfato di auto, insomma eravamo tutti lì aspettando, ecco, quindi probabilmente se riusciamo ad alleggerire riusciremo tutti a vivere più tranquillamente. Quindi lo spostamento all'1.30, di cui, per il quale ringrazio il CTM, dottor Castagna, che mi guarda, è la regione, è una sfida su cui noi puntiamo. Ecco. Quindi invito tutti veramente a prendere l'autobus e a godersi una città in notturna. Cioè, noi abbiamo sofferto tantissimo. Sapete che io ho detto che CTM pensa di dare un buon servizio, la 58 era un caro bestiame. È inutile girare attorno ai problemi, bisogna dire le cose positive ma anche quelle negative. La riapertura di Piazza d'Armi è una boccata d'aria assolutamente incredibile, che io non avrei mai pensato quando ho scommesso con Mauro che effettivamente in una settimana la cosa si realizzasse. Quindi per il CTM è veramente un cambiamento epocale rispetto agli ultimi 2 anni, dove abbiamo sofferto noi, ma soprattutto abbiamo fatto soffrire i nostri clienti. Quindi ripristiniamo la 8, ripristiniamo la 5 a partire dal giorno 16, per favore segnate le date giuste, perché la riapertura immediata di Piazza d'Armi con la 8 ci ha creato il dramma, perché la gente continuava ad andare a prendere la 8 dove passava prima. Quindi il 16 riapriamo e il 16 di luglio ripristiniamo anche la 20, quindi anche la 20 torna a buon cammino. Quindi tornano, vi abbiamo messo dentro in cartella la vecchia mappa, non la nuova, proprio perché sulla vecchia mappa sono segnate le linee giuste. Per le